si va la pesca, non mi posso neanche tappare all'orecchio. Hai ragione. Seconda settimana. Solito fularino. Devi cambiare il fular di Duccio, sì, e prende quello della madre, che forse era la madre, ti stava fortitonando. Lo sai, io ho un debole per Duccino. Allora, siamo sull'Ozzeri, perché sto venendo qua io perché rompo a nemmeno guidare e quindi faccio le trasferte, ma va benissimo. Siamo stati l'ultima volta nel cerchio, ci siamo divertiti, abbiamo preso qualche pesce bello e qui nell'Ozzerino non c'è favoloso, tantissima acqua. No, vabbè, lo standard normale. È uno standard normale. È uno standard a 0,70. No. Poi è bello perché c'è il ponte, ma fortunatamente al momento non passano, non passano mai, e non ne passano quasi mai, non passano mai, è un posto veramente quindi tranquillo. Si sta benissimo, un posto tranquillo, non c'è rumore, ecco. Passa il treno, cioè stavo dicendo non c'è rumore, va bene, va bene, ascoltami, io mi fai la lenza, ti devo fare, allora, tutto prima di tutto mi devi tiriamo sì. fuori i panini, si mangia, sì, dai, perché mangiamo. Poi ti faccio la lenza, ti poi faccio mi fai la lenza, beh, poi tutto, basta. Ti faccio la lenza e basta. Se ti scappa la pipì, la fai per conto tuo. La mano destra ce l'hai, hai il limite, ti posso tirare giù la patta e basta. Vabbè. Poi tu fai da solo, fai bischio. Fame. Fame, tieni, aspetta. Acqua naturale fame. Mia. Acqua guassata tua. Oppure una mortazza? Sì. Per par condicio. Oddio, la testa. Vai. Tiralo fuori, grazie. Sì, ecco, anche un tovagliolino. La mette due. Maremma diavola, ragazzi. Una fettina ina, sono stati avari. No, una fetta. Che tristezza. Meglio da raffinatoria a fine. A meno si è goduto come le bestie. Tutto morì come? Davvero, male. Bisogna cambiare. Sì, sì. Dopo mi fiondi bene lì, per favore. Certo, non voglio, faccio dove vuoi. Me lo metti l'amo, sì. Tutto. Faccio anche la lenza, metto un po' te. 0,75 o 0,50, sono deciso. Mm. 0,50. Buono il pane, eh! Della mortadella non c'è neanche l'odore. Neanche. Bocciato, il barino bocciato. Ma dimmi te. Non ma potrei metterci una fetta in più. Poi ci paga 50 centesimi in più, che se ne frega. Ecco perché sta un po'. C'è il zucco. Bella per Benino, eh. Senti, vediamo. Però bollano. Dove? È bellissimo dove sento saltare. Vediamo un po' cosa metto. Interessante. Doppia scatolina, mamma mia, che classe questo ragazzo. Mettimeli per Benino, Piombini, eh. Sì, mi tocca farti la cortina. Ma poi la voglio leggera, lo sai mica. Lo so. Piombini piccolissimi. 10. L'11 non ce la fa, li perdo tutti. Ma a me mi garbano piccini, perché quando è piccini gli dai più proporzionalità, equilibrio. Perché la batimetrica dell'Ozzeri è un po' particolare. Il sistema pescante. Dai. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 e 8 si fa monti, via. Pesca domani all'altro, fa buio tra un po'. 8 pallini nello 0,40. Tiralo, tombala. 4 per 8 è 32, allora ti metto un 9. Metto un 9, vai. Bravo, allungamela tutta. Madonna,
è bella, guarda, è bella fatta. Vero? Madonna, ma dove si trova sta roba? Perché me lo chiedono tantissimo. Guarda, ad una semplicità. Ma davvero? Allora, vai sul nostro sito che è www.buonapesca.it. Voi entrate dentro e dentro voi trovate ogni cosa. Ti va bene questo? Che mi metti? Fluorocarbon 9.6. Addirittura fluorocarbon? Sì. Ma è di ultima generazione o di prima? Ultima, fa vedere. Qual è? Quello buono? Quello verde, come si chiama? Non me lo ricordo. Il Reverge. Il Wustenberg. Va bene? Il svelazzo, ti piace? Madonna, però un piombino ce lo metterei lì. Piccino, eh? Il più piccino che c'è. Tu mangerai più piombini delle piccine. Alla prima. Alla prima, madonna mia, l'altro sei migliorato. Via, dopo mezz'ora. Dai, non è vero. Fammi vedere, dai. Pesca. Vai. Andiamo a me. Senti il bandale tu. Oh. Ale. Attento sull'amo qua, eccolo qui, vedi? L'amo è qui. Ah, era anche una bella signora? L'hai vista? No, ho vista per sbaglio. Per sbaglio. Ma Dio, è un verme. È un millepiedi. Ma l'ho vista per sbaglio. Bastato un centimetro quadrato per capire. Ragazzi, ma che si fa per gli amici di Buona Pesca? Si viene a pescare anche nonostante una frattura multipla, composta e scomposta. Sì, anch'io ti fo la lenza e guardo questo. Ale! Andiamo! Ale! Oh vai! Oh vai! Però mi ci vorrebbero due fiondatine di vacca. Ci faccio io. Porca miseria! Che ho fatto? Sentivo tirar via la canna, ma. Da tirar via la canna. No, mi sentivo tirar via la canna, cioè il pesce. Vada, ero lì che ti riprendi, ho sentito tirar via la canna. Non ci vede, fai vedere. Cavedano. Guarda che ciccia arriva. Oh. Bello, bello. È un bel pesce. È un bel ce bel la fa alzarti? Il problema non ce la fo io. Ti dai il guadino. Per favore. Sì. Aia. No. Mi rimetti l'amo? Che si è sciolto l'amo? No, che si è sciolto l'amo? No, no, non si, fai vedere. Si è sciolto. Ma guarda le palle. Era un bel cavedano. Vai, te l'ho fatto perdere io. Grazie. Allora? Vediamo se tu la legavo bene, Togino. Cioè, ti sto tirando, vai. Sto facendo di tutto. Cioè, mi reclami anche. Stai facendo il lavoro, certosino, però c'è un sacco di stacco in terra. Arrivo. Bello? Madonna. E là là, guarda il bel cavetto. Guarda il lavoro. Bellino, eh. Bella bocca poi anche. Che per te è giusto. Giustamente una cosa incredibile. Vada me, dai, guarda. Lo fa, lo piglio? Ma io direi, vediamo. Dai. Se il secondo tentativo. Vieni. Era fino il braccio. Era fino il braccio. Senti come fischia. Senti come fischia. Eccolo. Eccolo. Eppla. Guarda un bel pesciotto, eh. Bel pesce. Sta parlando di un pesce dai 2,6 kg. Oh, porco Diaz, sei bello! Pensavo più piccino. No, è un 700. 700? Sì. Sì? Allora lì è un secco. Guarda, ti do l'onore di rimetterlo in acqua, va bene, dai. Grazie. Dopo. Ma oggi fa così, mi va bene. Va bene? Mi va bene. Sì, vabbè. Dai, va. Questi sono
pesci che hanno una forza, sei? E un coraggio di stanco in stanco. Vai. Insomma, via. Oh, grazie. Bravo. Sei stato bravo. Vai. Andiamo, pigliamo un altro, dai. L'incettina funziona. Si riparte, già, vedi? Qua da me va. Sei proprio una brava persona. Grazie. Oggi andavo sì. Come quell'altro? Ma forse è un pochino meglio, forse, eh? Pelino meglio addirittura? La pocciate sono un tempo. Anna fa per dire la mia. Sì, sì. Però è un bel pescare. Sono curioso di vedere le nove. Ancora Jacopo non ci ha chiamato. Ma non è testato. Bello. Non è più bello. È un bel pesciotto. Sì, sì, è un bel pesciotto. Va tranquillo, guarda. Abbiamo fatto un lavoro di pasturazione, sto bello. T'ho fatto tutto bene, complimenti. Grazie, accidenti a Garibaldi. Poi tra l'altro io non pesco mai con questa annina, ma le ganze. Ti garba? Non è male, no. Anche se sono royal dipendente, ma questa non è male. Madonna, bello. Bello questo. Questo è un bel pesce. Questo sì. È meglio, sì, sì. Nero. Bello, bello, bello. Questo è un bel pesce. Questo è un bel pesce. Sì, questo è veramente un bel pesce, direi. Sì. Direi di sì. 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 Oh là! Non entra nel retino! Ehi, non entra nel retino davvero! Questo è un bel pesce! Porca miseria, sei un bel pesce! Orco Diaz! Questo è quadrato! Questo è un pesce da 1,7 kg, 1,8 kg. Cacchia, sei un bel pesce! Guarda! Questo sembra quasi mezzo. Guarda, c'è stata una telecamera da. Questo è tipo mezzo carpato, vedi? Le scaglie sono diverse, però è un pesce, ragazzi! No, no, bello! Ora io ho il braccio monco, so come fa Gianfranco. Maria qui, lì. Qui. No, ma è un pesce. Non è lunghissimo. Ma insomma, è sopra la scritta. Però guardate le pancia. Guarda pancia. Bello. Bello. Bella bocca. No, no, questo è il merito tuo, tu me lo riporti te, dai. Pesce a metà, io lo tiravo fuori e te lo rimetto. C'è il tetto e lo tiri fuori, io lo guadino e lo ributto. Ti ho fatto Lorenza. Aspetta. Aiuto. Aiuto. Vai. No, vale. Ci sta, perché non ci sta dentro. Aspetta, agevolalo. Olè. Questa è. Madonna, ma è grosso. Sì, ma perché l'è tipo carassiato. È carassiato, sì, bravo, l'è carpato. Sì, l'è carpato, però è vero. Anche l'estetica, vedi dall'alto, sì. Sembra quasi una mezza arpia. Guarda, sì. No, è veramente bello, guarda. Non l'abbiamo preso così grosso, in ecco. Oltre. Che spettacolo, grande Gianfra. Sei un grande. Ma no, no, va bene. Tu peschi te. No, no, va bene così. Va bene? No, no, va bene, continua. No, no, no. No, no, non pesco. No, 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 no. Via. Ragazzi, oggi faccio la merdaccia. Con la scusa c'ho la spalla rotta. Non lo fammi a pescare, forse gli faccio prendere l'ultimo pesce, forse. Allora, dopo questo ho il titolano, va bene. Dopo però, Va bene. Cioè, questo qui e poi mi dai la canna. Ma oh, bello anche. Bello. Ma che si fa? Si rimane là? Sì. No, no, si disturba la zona di te. No, no, te lo dicevo, scusami, Puoi venire con me, Gianfra? Ciò che stai scherzando? Puoi prendere anche il retino per... Ma guarda, sono una posta. Leonardo... Questo non è un cavedano. No? No. Questa secondo me è una scardolona. Oh, guarda bella. Sì, sì, è una scardolona. Scardolottone? Sì, davvero.
accidente e scarico. Mamma, devo una fatica già, guarda. Ho male la spalla anche. Sì, eh? Facile star lì. Mi prendi per il culo, mi prendi. Facile star lì. Gli ho fatto a lenza, gli metto su, manca si metta a bagli, tiro bagli. Aspetta, levamela là. Vengo là? Sì, non ce la faccio, non ci arrivo. Impestata ladra. Ce la può fare la risalita? No, vabbè, sta ragione. È grossa, vedi? Sì, le grosse, la te lo dico. Va a vedere, funzionerà come le dico. Te la flami te, eh? Eccola qua. Mamma mia, che scardola. No. Ma che se ma che pesci stanno uscendo? Dopo ti faccio pescare. Oh, mi fa male pescare. Dopo. Dai. Dopo, però faccio un altro giro prima. Sì. Guarda che meraviglia, guarda la scardola. No, ma lei è enorme, lei è 1,5 kg. È una scardola carpata anche questa. Qui c'è le carpe, trombano come pazzi. capite, me ne danno secchi. Ti leggo anche la canna? No, dimmi perché. No, provo a appoggiarla. Sì. Sono a tua disposizione. Vuoi te la slami anche? Ormai l'ho slamata a me, però potevi fare il gesto, no? Ma dai, è pesce. Una scardola. Ma dai, scardola. Dai, è bellissima. Io una scardola così grossa mai presa. Bello. Guarda, la metto nel retino, me la puoi ritirare dentro, per favore? Io, anche questa. Dai, mi fa male la spalla. Ah, grazie, ciao. Ma sei proprio una brava persona. Sì. Sono un cretino, insomma, non sono una brava persona. Grazie. Ti prego. Vado il randello. Secondo me sono pieni di bachi proprio. Perché non li vedo mai. Perché... Poi vanno via mai carpe, hai visto? Sono carpate. Me fa pescare a me. Dopo, ne provo un'altra. E poi dopo te la do. Andiamo, vai. Va bene. Romo, però. Sto prendendo tutti i pesci, però vedi, è tranquillo per ora, non si sta innervosendo, per ora non è neanche arancione in faccia. Forse, guarda, prima di andare via, forse gli faccio prendere un pesce, forse. Che stai facendo? Sembra, è piccolino però, questa volta è piccolino, quindi è come se non l'avessi preso. Quindi come fare... come se non l'avessi preso? Faccio un altro giro. Ma faccio un altro giro, ma le non cavedano. Però è come se non l'avessi preso, dai, è piccino. Vuoi rompermi la canna? Oh, sei slamato. Hai visto? E oh. Quindi vuol dire che devi piano un altro. Sì, perché sei slamato poi, non neanche preso tra l'altro, era piccolino e mi sei slamato. Ecco. Dai, un altro giro, dai. Ultimo giro, Sì, ora te la guarda, mi fa anche un po' male la spalla tra l'altro. Ecco, allora pesco io. Ecco. Vedi a tirare quella sinistra, non ce la fa. Ora te la do, Te la do ora, aspetta. Bravo. Finisci il giro. Sì. Sta a sentire la meravigliosezza nel qua il ponte, sta a sentire. Perché è un posto bello, anche insonorizzato. Eccoci. Allora, questo è l'ultimo, lo prometto. Poi fa anche quasi buio, quindi è proprio l'ultimo, Io non ho parole. Devo venire con te? Se puoi, almeno se mi slalmi l'ultimo, dopo ti do la canna, Io non ho veramente parole. Vabbè. Oggi le andavo, sì. Perché poi lo so, sai. Mi piglia per le mele. Figlio l'ultimo, ne ha prese 4, 5, non so neanche quante ne ha prese. Vabbè, guarda bella la scardolotta. Hop. Me la può anche slamare? Vuoi? Intanto ce l'ho già la foto, la scarpa. Cioè, sei un animale. Ma ci vuoi fare una foto te? No, non ci voglio fare una foto io, la presa te. Te la devo ributtare? Sì, grazie. Dopo peschi te, Sì. No, per davvero, Dopo voglio vedere. No, basta, dai. È anche tardi, tra un po' c'è da andare via.
tieni anche la canna, vai, portala là. Esco io? Sì, sì. Oh, vai. Oh, vai. Tieni il guadino, però non sì. Ce la fosse, non mi fa. Prendi. Dammi. Oh, vai. Oh, vai. Vediamo se mi riesce a fare una pesca fino a là. Tra quanto si va? Ovvio, vai, ora tu puoi pescare. Oh, tu vai. Tac. Oh, via. Vediamo se c'è, eh? Che dici? Dai, via. Una pescatina anch'io. Oh. Però non ti posso tirare bachi, eh? Oh, perché mi fa male. Ti tengo la canna, a me la tengo. Butto bachi. Butta bachi, vai. Te la ridò la canna però sì. No dai, ma hai rotto i coglioni ora, dai. Ma dai, ormai lo tiro fuori io. Ma come lo tiro fuori io? Lo vuoi tirare fuori te? No. È anche un bel pesce no? Ecco. No no, va bene così, fai che ti senti. Cioè mi dai la canna praticamente, io butto i bachi. Ma che fai? Cioè praticamente se si va via non ho preso neanche un pesce oggi. Perché mi ha chiamato Maddalena, dove andare? E non ho fatto neanche una passata proprio. Sta tirando bachi però. Soddisfazione. C'è un'altra scatola, vedi? È lo scardolatromodo. Non ho parole. Cioè gli ho appoggiato, ho tirato bachi, gli ho appoggiato la canna a mano. Lo so io, eh. Senti, vogliamo stare lì tutti i giorni? Aspetta, arriva. È che le pesa, eh? No, no, fa piacere. Ma poi va delle belle scardole. Fatela un po' della parte, dai. No, ora te la battono il capo. Ecco. Ma anche belle poi, eh. Davvero belle, guarda. Da tornarci. Da solo però io ci devo tornare. La devo slamare io? Sì, dai, che ci fa male il braccio. E ce la slamato. Va, Dio buono. Hai visto? Tu non hai neanche durato a fatica, eh? Ah, ma che schifoso sei! No, non tu peschi più. Ecco, vabbè. Però non tu peschi, capito? Tu ti rimetti la mote. Non tu peschi neanche te, allora. Non me ne frego. Oggi è andata così. Allora? Ma quello è una tazza del vaso, quel pezzo di ceramica lì. Sì, è una maiolo. Senti, dai. Grazie Gian. La chiudiamo qua? No, se vuoi fare due giri, ce la rimetteremo. Non voglio fare due giri. Non voglio fare due giri qua. Amici di chiudila, non so neanche che dire. Cioè, ho tenuto la canna a mano due volte, una volta per buttare bachi, l'ha preso il pesce anche lui. E quell'altra per portarla giù. Ti porto a far merenda, dai. Anche se in culo. Alla prossima. Fantomo. Chiudi la sei almeno. No, via ormai. Ma chiudi tutto sé? E chi lo chiude? Gesù bambino lo chiude. Ti do una mano? No, mi dà una mano, fa da me. Grazie. Sì. Grazie a te. Fantomo, vai. Ma si torna qui? Ti torna? No no, va bene, ti ci riporto. Se tu volevi fare un altro giro si poteva stare 10 minuti. Cacchio. Ti trovo una fava. Una fava tu sei. Ti ama anche la Maddalena.
Sì, mi ha messo un po' d'ansia, sì. Quindi, No, c'ha ragione. Io mi fa adesso un bel 80 e torno a casa. Ma una giornatina di fresca. La prossima settimana torni. La prossima settimana, se ti levano il laggeggio, torno. È già la seconda volta, meno male l'altra volta un paio di pesci. Lo so, sentiamo l'ortopedico. Vediamo io.